temperature gradevoli, niente di più, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Il clima perfetto per giocare a calcio, il clima che si riflette anche sull'atmosfera, sulle tribune. I tifosi, quest'anno e gioiosi, sono arrivati in massa. Lo spettacolo che ho nel YouTube è di nuovo eccezionale. La vecchia signora che faccio pagare, che era mai niente. Potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi moduli. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi accorsi allo stadio. L'arbitro ha già dato via il cronometro. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Palla verso il centro dell'area. Colpisce! Un gol capolavoro! Inizia la grande, subito gol. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Qui deve tirare. Ci mette il fisico e conquista il pallone. A sinistra con il passaggio. Prova a spingere sulla sinistra. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Lotta ma perde l'equilibrio. Scodella in avanti. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Trova il compagno in ottima posizione. Decide di sfruttare la fascia. Possibilità di tiro. Allarga il gioco. Col tiro e non trova la porta davvero per pochi centimetri. Esito sfortunato ma ha spaventato non poco gli avversari. Lungo passaggio in avanti. Cercano l'azione veloce. Palla riconquistata immediatamente. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Deve buttare dentro un cross. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Azione fallosa, nessun dubbio.
Ottima giocata. Palla al centro. Autogol! Davvero sfortunato. È un gol così, Fabio, proprio regalato. Chissà, forse ha perso la concentrazione, per questo ha sbagliato. La rete è davvero rocambolesca. Adesso ovviamente le cose si fanno molto interessanti. Un evento impossibile da calcolare che però potrebbe risultare determinante. Riceve in ottima posizione. Ci prova. È un grande riflesso qui. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Ci mette una pezza. Ci mette il fisico e conquista il pallone. L'apertura. Ecco il tiro. Ha sfruttato il suo estro per liberarsi per il tiro. Poi non è riuscito a calciare come voleva, secondo me. Sceglie di battere corto. Ci sarà un nuovo corner. Cercherà di metterla in mezzo. Calcio d'angolo battuto corto. La gioca all'indietro. Cerca, prova a tirare. E c'è ancora un gol. Un 1-2 veramente da KO. Una bella conclusione. C'è che dire. Si riparte dal 3-0. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova il cambio di gioco. La gioca in profondità. Pericolo in area. Può colpire. Sembra una linea, gol! Sembra avere il totale controllo della gara. Era difficile fare meglio. Un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Ormai sembra una partitella d'allenamento. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Decide di allargare il gioco. E sarà rimessa con le mani. L'azione era partita bene, non sono riuscita ad arrivare in area, però si appoggia al portiere. Tocco prudente al portiere. E il tocco è verso il portiere.
Quindi che è un chiaro Bonera, comana se. Solo fare i complimenti ai suoi. In effetti si vede, ha un sorriso stampato sul volto ed ha ogni ragione per essere al settimo cielo. Primo tempo davvero pirotecnico, con una differenza però tra le due squadre che appare abbastanza evidente. L'azione è già ripresa. Gran colpo di testa. Il pallone è dentro. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. È un gol che accorcia le distanze, ma il divario non lascia molte speranze di rimonta. Ha spazio sulla fascia. Prova la giocata di Fino. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Palla che torna nella zona del portiere. Scatta verso il pallone. Sulla fascia, è libero. C'è il cross. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Ci prova. E qui il portiere si supera. Ci stanno provando, un po' da tutte le posizioni. Evidentemente non vogliono ancora darsi per vinti. Sulla fascia, in profondità. Grande movimento nello spazio. Buon lancio. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Allontana il pericolo. Pallone lungo, in verticale. Decidono di giocarla all'indietro. La loro manovra offensiva punta tutto sui cross in area. È una strategia efficace, ma credo dovrebbero variare un po' il loro gioco. Può essere una soluzione per i minuti finali, quando cerchi il gol disperatamente, ma non puoi impostare tutta la partita su un'unica soluzione. Anche perché le fasce laterali si possono sfruttare in molti modi, per puntare gli avversari, per creare spazio al centro per gli inserimenti. Non puoi rischiare di diventare monotono e prevedibile andando sempre sul fondo per cercare questo cross che ormai sta diventando inutile. È vero Luca, sono d'accordissimo con te, bisogna cambiare qualcosa. Passaggio sulla destra. L'avversario ha avuto la meglio. La gioca a sinistra. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso, la tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Non riesce a mantenere il possesso e trova bene il compagno. Allarga il gioco a destra. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari, chiudendo loro la porta in faccia. Vede la porta. Può concludere. Clamorosa traversa. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Gioca una palla lunga.
recuperano il possesso del pallone. Da lì può segnare. Prova il cross. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Scatta verso il pallone. Arriva nella tre quarti avversaria. Può crossare. C'è il cross. Ci mette la testa. Beffa l'estremo difensore. Bel colpo di testa. Ha sfruttato bene il pallone del compagno. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Non mollano. Hanno trovato un gol importante. Alla peggio nello scontro di forza. Attenzione, può tentare la conclusione. Infilza il portiere. Un gol così importante, in pieno recupero. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. E ora è tutto di nuovo. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Una battaglia dura. Prima un gol di differenza tra le due squadre. Ma alla fine credo che sia un risultato meritato. E tu cosa ne pensi della partita, Luca?